di crescita dell'albero, nonché secondo il tipo di legno. Non appena l'albero comincia a cadere, l'operatore si ritrae con il freno catena inserito. A distanza di sicurezza si osserva la chioma dell'albero, poiché eventuali rami che cadono o che schizzano via costituiscono un serio pericolo. Dovete tenere sempre ben presenti tutti gli altri potenziali pericoli che non hanno direttamente a che fare con l'uso della motosega, come ad esempio intemperie e condizioni di visibilità, conformazione e caratteristiche del territorio, ostacoli come cavi elettrici o attrezzi e mezzi forestali nella zona dove si lavora. Il livello tecnologico degli attrezzi di oggi soddisfa tutti i presupposti per lavorare nel bosco in modo ergonomico, razionale e soprattutto sicuro. La tecnologia innovativa, in combinazione con metodi di lavoro ben studiati, consente risparmio di tempo con minore fatica per l'uomo e minor danno per l'ambiente. E noi della Stihl continueremo a fare del nostro meglio per rendere ancora più sicuro ed economico il lavoro del boscaiolo.